Buongiorno, comincio questo nuovo anno con un video di quelli che ho fatto davvero pochissimo nel canale, ma vi ho chiesto diverse volte se vi piaceva farmi compagnia durante la giornata e mi avete sempre detto di sì, che eravate contentissimi, che vi faceva piacere, che avreste voluto vedere anche questi video nel canale. Allora, io non sono certa che continuerò a farli, però intanto faccio questo e vediamo cosa ne viene fuori. Il mio pensiero più grande è il fatto che io non sia capace di fare questa tipologia di video. Uno, perché non so parlare. Due, perché non so cosa raccontarvi. E tre, perché secondo me i miei video di questa tipologia risulterebbero piuttosto noiosi. La mia giornata è piuttosto ordinaria. Non ho cose speciali da fare. Faccio più o meno sempre le stesse cose. Quindi temo che alla lunga possa diventare noiosa la cosa. Spero comunque che con i vostri consigli, i vostri aiuti, che come sempre sono super preziosissimi e mi aiutano a migliorare tantissimo nel canale, sempre che voi abbiate piacere di vederli, e riuscire a migliorarli in modo da renderli più belli, più interessanti, ecco. Dunque, che raccontarvi? È il primo video di quest'anno, quindi sì, buon anno, buone feste, come avete passato le vacanze, come state? È da un po' che non ci vediamo, non ci sentiamo, ho provato ieri a fare delle storie su Instagram, ma c'era il mio gatto che si è completamente preso la scena, quindi ho rinunciato. E niente, io sto preparando il video per questa settimana, che è un video, cioè in realtà sono due, sono lo stessa tipologia di video, però ne ho realizzati due diversi, ma poi riuscirete a capire. Io oggi devo pulire, quindi non ho molto tempo da dedicare a YouTube né ai social, quindi insomma speravo che con questo video mi faceste un po' di compagnia. La mia casa oggi è un disastro, non ho ancora tolto nulla delle decorazioni di Natale. Niente, del video di questa settimana non vi dico niente. Però vi posso dire che la prossima settimana ho altri due video da fare. Uno è di sicura una collaborazione perché è in stallo già da un mese. Credo però che il video vi possa interessare lo stesso perché mi serve per realizzare un progettino fai da te, quindi insomma credo che vi possa interessare comunque. E anzi spero che vi piaccia perché secondo me il risultato finale non è soltanto utile ma è anche molto carino. Quindi non so, poi mi farete sapere. E niente, io mi metterei a pulire un po' casa. Ok, ho finito di pulire, direi che il risultato è piuttosto soddisfacente. Devo mettermi a lavorare e dovrei anche fare il salotto e la cucina perché sono disastrose. Io mi dimentico sempre che devo guardare di là e non qua. Vabbè,
La cucina e il salotto, come vi dicevo, sono ancora in stati pietosi, ma oggi non ho proprio tempo, lo farò casomai oggi pomeriggio. E adesso invece mi metto a realizzare il video che avevo intenzione appunto di fare. Però prima faccio un po' di pausa. Dunque, togliamo il giubbotto, che tanto ormai il fuoco sta scaldando. Dunque, la stufa adesso sta segnando 13 gradi in casa, quindi boh, aggiungetene alcuni perché il termometro è in basso, quindi la temperatura è un po' più alta. E niente, adesso io direi di mettermi a fare colazione. Togliamo la giacca. E che mangiamo? Facciamo. Cioè, tra l'altro io sono anche in stati pietosi perché non mi sono neanche truccata stamattina. Ho due occhiaie per qua perché devo recuperare tutte le ore perse durante le vacanze perché ho dormito molto meno del solito, con la differenza che adesso mi devo alzare alle 7. Allora, la mia tazza. La mia tazza. Verso la mia tazza, benissimo. Spero che non crolliate perché se vedete dove vi ho sistemato probabilmente avreste i brividi. Allora, merenda con una tisana e una crostatina. Odio fare i video mentre mangio e oltretutto odio guardarli. Penso di essere una delle poche perché è una di quelle tipologie di video che sta andando tantissimo negli ultimi mesi, però io davvero non sopporto. Mi dà fastidio che la gente mi osservi, mi guardi e proprio abbia l'attenzione su di me mentre sto mangiando e mi dà fastidio vedere la gente che mangia mentre parla. Quindi non lo so, questo penso che sia una di quelle tipologie di video che forse, dico sempre forse, non vedrete mai sul mio canale. Ad ogni modo stavo riflettendo su come alcuni. Su come qualcuno riesca a fare un video al giorno. Io davvero mi chiedo come sia possibile. Qualcuno mi ha dato una motivazione più che valida ed è stata quella del fatto che se ci faccio caso, tutte quelle persone che realizzano un video al giorno è perché non hanno figli. Quindi sono persone che non hanno una famiglia, che non hanno nulla di cui preoccuparsi, l'unica cosa di cui devono preoccuparsi è il loro lavoro. E mi hanno detto anche che se vedo alcuni canali molto grandi, e in questo caso mi hanno detto che sono di solito canali americani, che riescono a realizzare i video anche con una famiglia, è perché il lavoro svolto da loro è soltanto quello di registrare i video. Il lavoro, tutto il resto del lavoro va fatto da altre persone, quindi giustamente mi dicono sì, beh, se devono soltanto registrare il video, il tempo poi per la famiglia c'è. Io mi auguro che il motivo sia quello, perché altrimenti vuol dire che sono proprio io un problema, che non sono capace di organizzarmi. Ad ogni modo vi ringrazio perché mi aspettate sempre. Quando sono in ritardo mi dite sempre di non preoccuparmi, di fare quello che riesco, che
che avete piacere di vedermi, ma senza che per me diventi un peso. Quindi, insomma, io vi ringrazio sempre tanto, siete sempre così gentili, comprensivi. Insomma, mi fa sentire importante parte della vostra vita in maniera positiva. Quindi, grazie. Fatemi sapere, in generale, degli altri canali che guardate, quali sono i vostri canali preferiti e quali sono i video che vi piace di più vedere in generale su YouTube. Quindi non sto parlando di me, del mio canale, ma del resto di YouTube. Io, per esempio, come vi dicevo prima, i video mukbang li odio alla follia. Quando li guardo soltanto per ascoltare cosa hanno da dire, perché in genere in quei video lì dicono qualcosa che, cioè, parlano di qualcosa che magari mi potrebbe interessare. Quindi scusi per me il tè e poi vado a lavorare per il prossimo video. Oggi sono libera fino alle 3:30 perché ho entrambi i bambini a scuola, quindi sono abbastanza libera, anche se tra meno di un'ora, anzi credo che tra tipo 20 minuti, mezz'oretta al massimo, arrivi mio marito, quindi ho quel tempo lì per registrare l'altro video e dopo mi metto a cucinare, ecco. Nel caso ci vediamo più tardi, oggi pomeriggio, stasera, o mentre cucino, insomma, vediamo. Intanto continuo a finire di mettere a posto. Vedete, qua ci sono ancora palloncini del compleanno. Mio marito compie gli anni durante le vacanze di Natale. Niente, ci vediamo più tardi, che dite? Spero veramente che questo video stia diventando... Spero che questo video abbia qualcosa di interessante, perché in realtà non ho nemmeno idea di che titolo mettere. Io non sono capace neanche a mettere i titoli. Ho fantasia zero sotto quel punto di vista e quindi vediamo cosa viene fuori. Tutto un esperimento questo video. Dunque, stavo scaricando i file che ho appena registrato sul computer per vedere cosa è venuto e ho già visto che ho fatto qualche casino, quindi ho notato intanto che le impostazioni della fotocamera erano sbagliate e quindi i primi minuti non avranno delle immagini di ottima qualità. Le ho cambiate adesso, ma non è detto che le abbia cambiate mettendo le impostazioni giuste, quindi non so alla fine cosa verrà fuori. Mi avete sgridato perché mi avete detto che ho scritto una lista di desideri troppo lunga, per Natale. In realtà quelle sono, diciamo, una lista più che altro che serve a me per ricordarmi che cosa mi serve. Poi se qualcosa arrivava per Natale bene e se no il resto me lo prendo. Sono delle cose in linea di massima che mi servono o che mi piacerebbe avere. Non tutto è necessario, qualcosa sì, qualcosa no, insomma. Ma erano comunque delle idee. E qualcosa mi è arrivato, qualcosa finirà nelle liste per il 2020, ecco, alcune cose da acquistare. Alcune cose da acquistare per il 2020, ecco. E sì, non è che volevo tutto per Natale, volevo precisare questo. Era delle idee, insomma, di diverso genere per riuscire ad accontentare un po' tutti, ecco. Sì, vi mostro che cosa alla fine ho ricevuto. E partiamo dal pigiama. Questo è quel famoso pigiama di cui vi raccontavo appunto nel video, in uno degli ultimi video che ho realizzato. Ed è un pigiama che è super, super morbidissimo. E l'ho proprio chiesto apposta per non morire di freddo durante la notte. Poi è arrivata anche Alexa che mi mostra anche la temperatura. Adesso mi segna 2 gradi fuori, ma secondo me ce n'è di meno. Ma questo è il microonde, che è appunto un'altra delle cose che mi è arrivata per Natale. E questa è un'altra novità che non è arrivata per Natale, è arrivata un po' prima. Fa un po' di casino, è un po' rumorosa. Non ho capito qual è il problema. Se voi sapete il la motivazione, magari mi date qualche consiglio così provo a vedere come risolvere. Questa invece è la scatola contenitore per il cibo del gatti che appunto sempre parlavo nel video, molto molto comoda, molto molto utile, devo dire, molto molto felice. Il ceppo per i coltelli, che appunto avevo chiesto qualcosa per sistemare il coltello
i coltelli e mi è arrivato questo. E il famoso schiumatore, che è quello che mi serve appunto per fare la schiuma quando bevo il latte, il cappuccino, ecco. Aggiornamento delle 13:58, abbiamo appena finito di mangiare e adesso sto giocando con il gatto. Felix. Vesugo. Madonna santa, gattino. E niente, io sono andata avanti ancora un po' con il mio lavoro. Questo è il disegno che si sta evolvendo, insomma, un po' alla volta incomincia ad avere sempre di più le sembianze di un quadro, di un disegno vero e proprio. E wow, cioè, a me sta piacendo davvero un sacco, un sacco. Mi piace proprio tanto, mi diverte, mi rilassa. Mi passa così velocemente il tempo che, cioè, io non me ne rendo neanche conto, ma se inizio adesso è già ora per dire di cena e me ne accorgo soltanto perché fuori c'è buio, cioè, rendiamoci conto. Comunque, ho continuato con questo progettino qui, nel frattempo la mia scrivania è tornata agli stati di stamattina praticamente. E poi ho continuato anche con la mia agenda. Adesso devo realizzare il disegno, solo che in questo momento non ho idee e tra l'altro devo andare giù a prendere i miei nuovi pastelli. Mi sono fatta un regalo per Natale e li utilizzerò appunto per decorare queste pagine della mia agenda per il 2020. Dunque, ultimo aggiornamento per oggi, perché tra pochi minuti vado a prendere i bambini a scuola e poi credo che non avrò altro tempo a disposizione per riuscire a filmare ancora, ma soltanto il tempo materiale per editare il video e poi cercare di pubblicarlo entro stasera. Vi ripeto che questo è un video esperimento, quindi non ho idea di come risulterà alla fine. Comunque aspetto come sempre tutti i vostri commenti e i vostri consigli giù tra i commenti, appunto. Vi chiedo ancora infinitamente scusa per essere in stati proprio da casa oggi, mi vergogno anche un pochino, infatti incomincio ad avere dei ripensamenti sul pubblicare o meno questo video. Comunque, io spero di avervi tenuto compagnia. Lasciate un mi piace al video se volete altri video di questo tipo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ricordatevi di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. Con questo è tutto. Io spero di riuscire ad ultimare molto molto presto il video appunto che avevo pensato per questa e la prossima settimana. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!